Cari amici, bentornati su Miradio di Rado, buon sabato a tutti. Naturalmente, oggi nuovo ingresso nella scuderia di Miradio di Rado, Jaki, Sagrada Famiglia, nodo da 24. Nuovo nuovo. Quindi, come si fa l'attivazione di un sintetico? Non si fa. Si fa uscire l'acqua, semplicemente. Mi basterebbe una storia Instagram di 15 secondi per spiegarvi come funziona. Si passa sotto l'acqua e al limite, come faccio io, un po' d'acqua sulla mano, un po' di sapone detergente per le mani e faccio fare un piccolo giro di montaggio, quindi una pulizia praticamente. Tutto qua. Ecco qua. Piccolo giro di montaggio, tra virgolette, no? Una simulazione di montaggio con un sapone detergente giusto per pulirlo. Tutto qua. Lo lavo per bene, lo sciacquo per bene e lo metto in ammollo per far sì che tutti i residui di sapone vadano via. Ed è pronto, si può usare. Quindi, cari amici che magari vi chiedete, no? Al sintetico io lo devo attivare. No, lo dovete lavare. Metto in acqua, così si sciacqua per bene, il sapone si scioglie. Sapone per le mani, eh. Ok, e quindi tra un po' lo vedremo in azione. Io tra l'altro l'ho già provato diverso tempo fa, grazie a Eugenio che me lo diede in prestito. E ricordo che dissi che il ciuffo è spettacolare, è un tuxedo da 24, quindi spettacolare, ma risultava un po' piccolo per le mie mani, quindi la manicatura non mi soddisfava appieno. Però ho deciso comunque di comprarlo, a distanza di tempo, di diversi mesi, di comprarlo per averlo nella mia scuderia. E secondo me, dopo l'utilizzo di altri pennelli, quali Levo oppure il Trafalgar T3, secondo me c'è un po' di corpuscoli che vanno in giro. Secondo me, insomma, può adesso darmi altre sensazioni. Recentemente è stato il mio compleanno, il mese scorso, e quindi un po' di regali. E allora ve li voglio far vedere, li voglio provare insieme a voi. Regali che ho già provato naturalmente. Il primo, fatemi togliere tutto l'armamentario che c'è. Il primo è Martin de Candre Fougère. Io non sapevo quale scegliere, no? Tra le varie profumazioni di Martin de Candre, e quindi ho chiesto consiglio a Mauro di Lernia, molto gentilmente mi ha detto: guarda Manuel, vai col Fougère perché ne vale veramente la pena. E provandolo in settimana, sì, mi piace veramente tanto. Allora, Martin de Candre, regalo della mia compagna, sapone solido, raso, raso, raso alla confezione, sono 200 grammi se non sbaglio. 200 grammi, sì, quindi ne è un bel po'. Questo non finirà mai. Questo è il sapone eterno. Allora, sapone eterno, messo un attimo via. Cosa andrò a utilizzare naturalmente con un sapone come questo, la cui profumazione sta letteralmente esplodendo in bagno? Barba di lunedì, quindi martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, 5 giorni. Combinazione Gillette Slim Adjustable con Gillette Silver Blue. Mi intreccio sempre. Regolazione del rasoio la metto al massimo. Ok. E apro questo pacchetto nuovo di Silver Blue perché le ho finite le altre. Non ho comprato, allora, adesso questo è il primo sabato in cui vi mostro il primo dei regali che ho avuto, ne sono tre in realtà. Non ho preso i rispettivi after o le colonie,
perché insomma già i saponi sono abbastanza dispendiosi. Però ho trovato per ciascuno una buona combinazione con degli after che posseggo già, quindi sarà interessante insomma scoprire come si possono accostare. Certo, sarebbe bello avere tutta, no, la linea, però talvolta non si può, oppure magari aspettiamo, diciamo, vabbè. Anche perché, ora, permettetemi questa piccola analisi, così, senza saperne leggere né scrivere, come si dice dalle mie parti. 200 grammi di sapone solido dovrebbe essere correlato a un gallone di after. Ok, quindi insomma, la vedo un po' complicata. Il prelievo del Martin de Candre è una danza praticamente, una danza sopra la superficie del sapone. Secondo me, chi possiede Martin de Candre non dice: ah, finalmente vedo il fondo. No, dice: finalmente si sta sbassando il livello. Che sembra sempre a profilo. Allora, vediamo un po' di prelevare. Vediamo se il Tuxedo, se il Sagrada ha fatto la sua, il suo dovere. Io direi proprio di sì, eh. È una meraviglia. Guardate che spettacolo. Non penso ci siano bisogno, ci sia bisogno di parlarne. Consistenza spettacolare. Profumazione. Fougère è un po' talcato, felce.
Molto elegante, buono, veramente buono. Primavera, sì. Per chi ama la stagionalità, la primavera secondo me è una buona stagione per i fuceri. Per me ogni stagione è buona per qualsiasi tipo di profumazione, quindi non mi faccio alcun problema. Gillette Slim Adjustable con Gillette Silver Blue. Questo è uno scioglilingua pazzesco, vamos. Settaggio a 9, eh. Lo faccio vedere, se non ci credete, eccolo qua. Scorrevolezza, rasoio, lametta, sapone, tutto, tutto insieme. Cinque giorni di barba. Polverizzata. Impressionante. Avete presente il velluto? Uguale. Il velluto. Sono tolto gli orecchini di sapone. Il velluto. Guardate che meraviglia. Con un po' d'acqua.
Abbasso un po' la regolazione così. Allora, la porto a 3. Da 9 a 3. Beh, insomma, c'è una bella differenza. Forse è un po' bassina per me la regolazione a 3, però voglio continuare così, voglio vedere, devo imparare. No, è perfetta invece, è perfetta. Avevo la sensazione che non lavorasse, ma forse lì devo. Qui c'è ancora, però devo aspettare un po'. E poi ci tornerò nei ritocchi, nelle rifiniture. Mi dare una sistemata qui sotto al labbro. Qualcosina qui come sempre, qui devo togliere ancora un po'. Insomma, il classico passaggio mio diagonale.
Però voglio alzare un pochino la regolazione, poi vi spiego perché. Ma forse chi mi conosce già lo sa, porto a 5. Ok. Un po' insolito come comportamento, no? Come strategia, quella di fare 9, 3, 5. Sembra uno schema uno schema sportivo, non so di quale sport, 9, 3, 5, ma vabbè. Qualche micro puntino c'è. Dicevo, sembra chiaramente un po' una strategia insolita, Ma perché questo? Chi naturalmente diceva, no, chi mi conosce sa che se io la lama non la sento, anche se lavora, però tendo a spingere perché devo sentire dove sto passando, cosa sto facendo, se sto effettivamente tagliando, per cercare di limitare le passate, anche se io ne faccio tante, però vabbè, prima o poi ce la farò a farne meno. Quindi, mettendo il rasoio a 9, chiaramente in prima passata, in fase di pelo, avete visto, insomma, tutto è andato via, la barba di 5 giorni, chiaramente se la porta appresso. 3. Qui sotto avevo la sensazione che non stesse lavorando, quando invece stava tagliando. E comunque c'è ancora qui, c'è ancora barba. No, non sono stato capace io, di solito porto via, quindi, però vedete già qua tutto rosso, quindi mi fermo. Quindi dicevo, contropelo a 3, sì, in queste zone qui non sentivo affatto lavorare. E forse non lavorava per niente perché io ho un angolo particolare. Quando il rasoio a farfalla, che ha la testa un pochino più grandicella, abbassa la sua efficacia, diciamo così, abbassa la sua presenza sul viso, abbassando il gap, ha bisogno di una particolare gestione che io non sono ancora capace di attuare. Può essere la conformazione del viso, può essere tante cose, l'abitudine, lo stile di rasatura soprattutto. E quindi ho bisogno di tirare un po' più su la regolazione per sentire la lama. Ecco perché ho voluto fare tutto il passaggio di contropelo a 3, però poi le rifiniture, quindi per avere proprio una maggior sensibilità, ho preferito due scatti in avanti. E in effetti, passando, sentivo maggiormente la presenza del rasoio e quindi ho potuto calibrare
Sono gioviali, non so se si sente, però sono allegri e festosi oggi. Quindi, questo è il motivo di questo schema insolito. Ma le Silver Blue, ecco, parlo anche delle lamette, che si posizionano al centro tra le Platinum e le Stainless, sono delle lamette un po' così. Io adoro le Stainless e adoro le Platinum. Le Silver Blue non sono né carne né pesce, per me. Quindi hanno bisogno di abituarsi. Mi abituerò. E che devo fare? Ne ho una stecca, quindi devo abituarmi per forza. Il pennello, intanto glielo passo sotto l'acqua. Il pennello, sì, quando l'ho provato avevo una minor esperienza, soprattutto con rasoi di pari dimensionamento, e quindi mi sembrava strano, piccolo, scomodo, nonostante io riconosca nel ciuffo Tuxedo un gran ciuffo, perché comunque è un buon ciuffo, mi piace tanto. E effettivamente adesso, riprovandolo dopo tempo con l'esperienza di rasoi simili, pennelli simili, scusate, sono contentissimo di averlo acquistato. Ok, quindi ottimo il Sagrada, ma dico una cosa popolare perché so che tanti lo adorano. È uno dei pennelli forse più venduti da Yaki. Concludo la rasatura, ma prima vi devo parlare del sapone, ragazzi. Ma che concludo? Le patane, concludo, si dice qui da me. No, non si conclude niente. Fatemi dare una pulita. Fatemi dare una pulita. Eccoci qua. Martin de Candre Fougère. Velluto sulla pelle, velluto sulla pelle, veramente. Prodotto eccezionale, non devo dirvelo io che è un prodotto eccezionale perché lo sapete già, chi non lo sa lo sappia da questo momento in poi, è un gran prodotto veramente, spettacolare. E, mi piace veramente tanto la profumazione, io sono da profumazioni più fresche, Fougère è un po' una profumazione mite, mite, diciamo così, tendente al caldo. Però, la profumazione è elegante, non è troppo presente in viso, ok? Si sente quando aprite la confezione, si sente quando lo utilizzate, si sente, però poi resta tutta la sensazione di velluto sulla pelle. Questo mi è venuto in mente oggi e questo vi dico. Quindi vale la pena comprarlo? Ragazzi, sono 50 euro di sapone, ma sono 200 grammi. Questo non finisce mai, mai. Quindi il rapporto qualità-prezzo, secondo me, è estremamente buono. Concludo con il Brut, che ha una fragranza che rimanda al Fougère e quindi si va di Brut. Evaporato in un attimo proprio. Quindi una componente alcolica probabilmente abbastanza elevata, tant'è vero che sì, il pizzicore, insomma, c'è. Questo qui me l'ha inviato Giovanni e sono contento di averlo perché si sposa bene a livello di fragranza con il Martin de Candre. La rasatura si conclude qui. Sono contento di questi
di questi regali, ok? Del Martin de Candre, un regalo spettacolare, spettacolare, regalo della mia compagna, e il pennello che mi sono comprato, approfittando anche di un momento di offerte, perché AliExpress sta facendo delle offerte, anzi Yaki proprio, sta facendo offerte su AliExpress, infatti arriverà anche un altro pennello, ne ho presi due, e un rasoio, sempre da AliExpress, ma quello era già in carrello da tempo e quindi costa poco, ho detto vabbè, dai, approfittiamo, facciamo viaggiare il container con qualcosina in più all'interno. I pennelli del canale sono finiti, non ce ne sono più, ok? Quindi io ho messo offline la pagina, chiaramente, la pagina di acquisto. Chi ha partecipato al gruppo d'acquisto riceverà un'email, una newsletter dove innanzitutto farò i ringraziamenti e poi organizzeremo un tributo al pennello del canale per no, fare ancora più community. Quindi aspettatevi, voi amici che avete acquistato il pennello, aspettatevi una mail, una o due mail. Non vi preoccupate, la newsletter di Mirado di Rado non è così invasiva, non avete ricevuto niente nel frattempo. Okay, quindi questo è lo stile, uno stile tranquillo e chiaramente discreto. E poi tra un po' in chat vocale su Telegram, quindi se volete approfittate ora, entrate nel gruppo, vi lascio il link chiaramente in descrizione e poi ci vediamo, ci sentiamo anzi in chat vocale. Io vi lascio qualche link anche di acquisti, non so cosa troverò da consigliarvi, probabilmente il sapone se lo volete acquistare. Se vi va usate i miei link per sostenere il canale, altrimenti sentitevi liberi di cercare i vostri prodotti e strumenti dove più vi piace acquistare, dove preferite, dove magari vi conviene. Detto questo, grazie ancora, vi saluto, un fortissimo abbraccio. Ciao da Manuel e da Mirado di Rado.